Dialoghi sulla democrazia, uguaglianza territoriale, una nuova frontiera? Questo è il titolo del congresso che avrà luogo qui nella cornice dell'Hotel Mediterraneo di Napoli con i meridionalisti democratici, in cui verteranno temi quali solidarietà, napoletanità, napoletaneria, i pericoli di un'autonomia differenziata e uguaglianza territoriale. Roberto De Micco, presidente dei Meridionalisti Democratici. Tema portante della giornata, un'uguaglianza territoriale. A che punto siamo e cosa abbiamo ancora da fare? Un tema di grande attualità che sarà approfondito, che sarà monitorato bene. Il futuro, vediamo che c'è una battaglia tra due schieramenti, uno che è a favore di un'ampia autonomia e un'altra parte che invece tenta di frenare un pochettino questo tipo di autonomia. Noi siamo per l'autonomia, ma un'autonomia nell'eguaglianza, nella perequazione e nella possibilità di avere tutti quanti partire dallo stesso punto, dalla stessa fase. Lei in altre occasioni ha parlato spesso della necessità di una rivoluzione culturale anche per i nostri giovani. E da dove si può partire o dove possiamo proseguire in questa ottica? Bellissima domanda. Perché è cruciale, cioè noi possiamo avere un'organizzazione perfetta, ma se gli uomini non sono all'altezza, praticamente non andiamo avanti. La stessa cosa se abbiamo un'organizzazione imperfetta, ma abbiamo degli ottimi individui, dei nostri dirigenti, del nostro popolo, a questo punto lo stesso va avanti. Quindi noi vediamo il centro di tutta la discussione, è il popolo. Il popolo deve svegliarsi, il nostro popolo deve svegliarsi. Assolutamente. Noi fino adesso siamo stati succubi, siamo stati dormienti. Ecco, il risveglio è in questo senso, il risveglio delle coscienze, poi successivamente, e anche contemporaneamente, una maggiore consapevolezza di essere del Sud e di combattere per i nostri diritti. Per me un'autonomia differenziata significa che c'è un'autonomia per le regioni del nord e un'autonomia per le regioni del sud. Macro regioni per semplificare le istituzioni con il mantenimento delle province e dei comuni in modo da risparmiare anche su quello che è l'organizzazione delle istituzioni e soprattutto il numero degli operatori politici da noi pagati per fare il loro mestiere e dovere. Ultima battuta, la differenza tra diritto al lavoro e diritto alla salute al sud e al nord secondo lei è diversa oppure una concezione nazionale? Penso per esempio al tema dell'IVA di Taranto e di quello di cui si sta parlando in questi ultimi tempi. Io penso che sia scandaloso che si reputi la legalità come una proposta politica. Io credo che la legalità come il diritto e i doveri di un paese li do per scontati. Non penso che sia un fondamento di azione politica, ma una cosa che la politica deve dare a prescindere dallo schieramento. A far da seguito le parole di Gigi Di Fiore, saggista e giornalista, che ha posto i termini della differenza tra napoletanità, in quanto identità, orgoglio ed appartenenza, e napoletaneria, che rappresenta dunque una degenerazione di questi aspetti, evidenziata soprattutto nei nuovi media e nei programmi televisivi, che spesso vanno anche a discapito della nostra cultura di appartenenza. Lucio Romano, senatore della 17ª legislatura, nonché presidente della Comunità Solidale, ha invece ribadito ai nostri microfoni l'importanza e la necessità dello sviluppo di una dinamica sociale totalmente rinnovata, con alla base coesione ed integrazione capaci di non penalizzare determinate realtà. Siamo
con l'architetto Adele D'Angelo. Lei ha affermato che la risoluzione è un po' una cartina tornasole per il nostro territorio. Sì, allora, io sono architetto ma sono anche insegnante e nel fare questa affermazione lo faccio con grande consapevolezza, perché un po' la cartina tornasole perché c'è una molteplicità di anime che vivono nella scuola e quindi rappresentano sicuramente una buona fetta, no, della nostra popolazione. E poi perché diciamo il mondo della scuola rappresenta uno dei terreni di gioco su cui si disputano le migliori partite politiche. Ogni qualvolta cambia un governo, la prima cosa a cui si pensa, diciamo, che si pensa di riformare è il mondo della scuola. E quindi là si legge un po' il tessuto evidentemente politico e sociale di un paese. C'è disparità tra le istituzioni al sud e al nord? Sì, c'è una grande disparità, che deriva da problemi di ordine pratico. È un gap che noi ci portiamo avanti forse già dalla questione meridionale e che riguarda per esempio il flusso dei finanziamenti che spartiscono tra nord e sud, è argomento che va approfondito sicuramente. Questo evidentemente si riflette, no? Anche un po' non sulla qualità intesa come capacità, perché ovviamente quando si vivono dei disagi di ordine molto pratico, all'interno delle scuole oggi non si hanno i servizi minimi per poter fare scuola, ed è questo sicuramente un punto su cui bisogna riflettere. Dalla scuola al sistema universitario, del quale ci ha parlato Amedeo Lepore, professore ordinario di storia economica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, esplicitando la necessità di una maggiore valorizzazione delle eccellenze di cui il Sud gode, che passi attraverso una riconsiderazione dei fondi per la ricerca, ma anche per l'industria e le imprese del Meridione. Date fiducia alle persone giuste, ai dirigenti giusti, ai partiti giusti. Se voi fate lo sforzo di scegliere bene i vostri rappresentanti, allora la risposta viene automatica. Questi rappresentanti faranno di tutto per proteggere i vostri giusti.